Amavolo rammaricato sicuramente, no? Per una vittoria che ci poteva stare, anzi ci stava tutta. Sì, però sono soddisfatto della prestazione. Considerato che eravamo privi di 6 giocatori, avevamo una rosa risicata con qualche giovane messo dentro che ha fatto un'ottima prestazione come Carnevali. È chiaro, uno in più ha avuto l'opportunità per poter vincere la partita, però sono soddisfatto della prestazione, quindi abbiamo dato continuità. È un momento dove diverse domeniche stiamo mandando in campo giovani interessanti. Domenica scorsa ha giocato Pier Andrea un 96, oggi purtroppo non lo avevamo perché è andato in rappresentativa allievi, quindi siamo soddisfatti. Chiaro, la prestazione è stata buona e ai punti, come hai detto, meritavamo qualcosa in più, però sono soddisfatto lo stesso della prestazione. Miani, diventa antipatico parlare sempre degli arbitraggi, però all'Angolana è un periodo che non gira bene da questo punto di vista, no? Anche oggi un'espulsione che ha provato a rovinare questa gara. Mi fa piacere che lo dite voi, anche prima il suo collega mi ha detto questo, perché sembra che sia un lamento degli arbitri, la solita solfa, però ci sono delle immagini televisive. E questo è un problema anche che di domenica in domenica ci stanno penalizzando, perché senza Vespa, senza Pagliuca, senza altri giocatori. Nonostante questo, noi la partita l'abbiamo fatta anche in 10 il secondo tempo, soffrendo i ragazzi, chiaro, in modo abbastanza a volte anche disordinato, ma col cuore, con l'organizzazione. Anche se sapevamo di fare questo tipo di campionato, però credo che siamo una squadra e una società che...